A distanza di qualche giorno, un altro incidente stradale è avvenuto oggi sulla statale 194 Catania-Ragusa, all'altezza della zona artigianale. Il bilancio è di 3 feriti. La dinamica dell'incidente stradale è ancora al vaglio degli agenti del commissariato di Lentini. Dai primi accertamenti svolti sul luogo, pare che la conducente di una Renault Clio, mentre si trovava sulla statale per imboccare la strada della zona artigianale, sia stata investita da un'autovettura Alfa Romeo 159 che percorreva la Ragusana in direzione di Catania, sulla quale, oltre alle conducente, si trovava anche la propria suocera. Nell'incidente venivano coinvolti anche un Alfa Romeo Mito e una Renault Mégane. Il conducente dell'Alfa Romeo Mito, per evitare lo scontro con la Clio, infatti, che si trovava al centro della carreggiata, veniva in collisione con la Renault Mégane. Le 3 persone rimaste ferite sono state prontamente soccorse dal personale del 118 e trasportate all'ospedale di Lentini per le cure del caso. Il traffico veicolare sulla statale 194 Catania-Ragusa è rimasto bloccato per qualche ora. Consigliere Di Maio, questa sera l'opposizione ha fatto la radiografia dei primi 100 giorni dell'amministrazione di Cettina Di Pietro del Movimento 5 Stelle. A quanto pare non è uscito un giudizio molto positivo. Sì, grazie per la premessa. E purtroppo dobbiamo dirlo, in questi giorni è uscito questo libro, l'ho definito di Peter Pan, dei sogni da parte dell'amministrazione, delle cose fatte nei primi 100 giorni, ed onestamente devo dire che è un libro dove c'è scritto niente, ci sono scritti atti che si devono fare per forza perché altrimenti la regione blocca i trasferimenti, ci sono scritti atti che non hanno nessuna conseguenza pratica. Tecnicamente per la città in questi primi 100 giorni ricordiamo le strade allegate, il posteggio al faro che manca, il ricorso ai coden fatto in fretta e furia all'ultimo giorno e tante altre mancanze. Questi primi 100 giorni sono fallimentari. Come opposizione ci saremo per migliorare i prossimi 100 e ci auguriamo che siano sicuramente migliori. No, assolutamente no, hanno fatto una normale amministrazione. Le uniche decisioni importanti che hanno preso la via più facile, quindi hanno dichiarato il dissesto e poi per quanto riguarda le tasse che tanto avevano detto di diminuire sono state aumentate a tutta la città con 0,5% in più per tutti. L'opposizione è pronta anche a dialogare con la maggioranza per risolvere i problemi della città? Assolutamente sì, perché stasera, in questi giorni, dopo il responso dei cittadini, è nato un gruppo di lavoro. Infatti oggi quando ci siamo presentati nessuno ha detto la lista di provenienza o il colore politico, perché è nato, voglio ripetere, un gruppo di lavoro che vuole fare bene per Augusta. Vogliamo tutte le aperture possibili con l'amministrazione, speriamo che questa conferenza stampa li sensibilizzi. Ecco, a quanto pare è questione di feeling tra maggioranza e minoranza. Ma sì, è questione di feeling, in realtà è un feeling mai sbocciato, non c'è feeling perché in questo momento abbiamo vedute diverse sulla risoluzione dei problemi che affliggono la nostra città. Tuttavia noi come gruppo di opposizione, che stasera ha dato testimonianza di essere molto compatto, un gruppo monolitico, non finiremo mai di essere propositivi, di portare le nostre proposte all'amministrazione, perché quando un atto viene in consiglio comunale e trova l'approvazione, certamente quell'atto ha dato un beneficio a tutta la città e a tutti i nostri concittadini. Questo è il nostro fine per cui siamo stati eletti e quindi su questo ovviamente non ci fermeremo mai. Noi siamo molto critici non solo per i risultati che questa amministrazione sta ottenendo, anzi che non sta ottenendo, ma siamo molto critici per l'atteggiamento che questa amministrazione sta tenendo nei confronti di un'opposizione. Sembra che ci sia la volontà da parte di chi gestisce il Consiglio Comunale, probabilmente dettata da ordini di chi comanda in amministrazione, di imbavagliare questi consiglieri di opposizione che nel loro operato tanto stanno producendo nelle proposte e tanto stanno producendo come lavoro. Io dico, se non fosse per questa opposizione, probabilmente i lavori del Consiglio Comunale durerebbero minuti e questo sta proprio a dimostrazione che come opposizione abbiamo tanto da dire e continueremo a dire tanto. Quando manca il dialogo tra maggioranza e opposizione, si rischia anche l'impasse.
Sì, soprattutto quello che ne fa le spese è la città e i suoi cittadini. Quando si vuole essere sordi alle proposte da una parte politica, che comunque rappresenta la gran parte dei cittadini che sono rappresentati da questo gruppo di minoranza, quello che ne perde è la città e i suoi cittadini. C'è tanto da fare. Augusta ha bisogno dell'aiuto di tutti per poter risollevarsi e riportarsi ai fasti, vecchi fasti di cui siamo fieri. Ecco, dopo 100 giorni di amministrazione a guida 5 Stelle, siamo ancora all'anno zero, mi pare. Meno uno. Purtroppo il loro statuto implica che tutto ciò che fanno loro è bene, tutto ciò che fanno gli altri, anche se è identico a quello che fanno loro, non va bene. Per cui nel momento in cui noi abbiamo un esempio che insomma è emblematico, che è quello della nostra richiesta di affitto del terreno del faro per darlo poi in comodato d'uso al comune di Augusta, ci è stato detto che non si poteva fare perché c'è un vincolo, perché noi istighiamo addirittura alla illegalità. E quindi nel momento in cui noi stiamo all'illegalità, mentre un loro consigliere comunale con la cazzuola e il cemento va a sistemare i gradini del faro Santa Croce, quella lì non è illegalità. Nel momento in cui noi per farci una fotografia affiggiamo un facsimile di assegno in un cancello, quella lì è affissione abusiva. Nel momento in cui loro hanno affisso rispettiamo l'ambiente con tanto di pubblicità verso chi ha fatto quei manifesti, no, quella lì non è invece affissione abusiva. Ecco, questo qui, per questo dico che non possiamo noi avere assolutamente, in questo momento almeno, dialogo con questa amministrazione. Ripeto, noi siamo aperti, l'ho già detto prima durante il mio intervento, siamo aperti assolutamente a qualunque forma di dialogo con l'amministrazione. Non ci tiriamo indietro per dialogare, però io sono convinto che saranno loro a non dialogare con noi. Oggi Motor Raduno Alentini, prima domenica di ottobre la socializzazione del Motor Raduno. Sì. Da dove siete? Di Catania. E fate spesso questi Motor Raduno? Sì, sono i club che si riuniscono, danno il consenso e le domeniche, soprattutto appunto di belle giornate di sole, si fanno queste partecipazioni di socializzazione motoristica, che è molto importante. Noi ci riuniamo spesso comunque per questi motoraduni e devo essere sincera, ci troviamo bene, un po' con tutti. Che cosa si prova quando si guida una moto? Si prova un senso bellissimo di libertà, è un qualcosa che è inspiegabile, ecco. Chi non l'ha mai provato non lo può capire. Oltre a quanti siete qui, ce ne sono anche altri che vi aspettano in altri posti oppure vi raggruppate tutti qui? Siamo tutti raggruppati qua, ci dividiamo in due percorsi, faremo, come ho già detto prima, due province, Siracusa e Catania, ma a Vizzini Scalo ci raggrupperemo di nuovo tutto quello che vedete qua per andare tutti assieme per una trentina di chilometri alla destinazione finale. Colgo l'occasione anche per dire che Old Class Motorcycles, nata a Lentini 5 anni fa, è operativa anche in Germania, sempre con gli stessi scopi. Cosa vi aspettate da una giornata come oggi? Beh, il bello è passarla tutta assieme perché abbiamo tutte la stessa passione, e, insomma, divertirci e ci facciamo un bel giro da 80 km. In casa Leonzio arriva la prima vittoria. Contro il Milazzo i bianconeri offrono una buona prestazione e alla fine a gioire sono i tifosi, giocatori, dirigenti e tecnici. Per la verità la formazione tirrenica non ha fatto scintille e ha dovuto fronteggiare Fascetto e compagni quando questi per buona parte della gara si proiettavano dalla parte del portiere ospite. Il primo tempo è di marca leontina, inizia Guglielmino che dalla destra mette in porta, ma Di Dio è bravo a mettere in angolo. All'undicesimo ancora il biondo laterale crossa al centro, testa di Frettitta, si esalta l'estremo ospite.
al 18esimo l'unico e vero pericolo che propone il Milazzo, gigantesca mischia in aria lentinese con Vitale che sbroglia parando a terra. Alla mezz'ora lo spettacolo si arricchisce con questa rovesciata del numero 9 bianconero, ma il portiere di Dio non si fa sorprendere. All'inizio ripresa, alla Leonzio bastano 3 minuti per superare la difesa rossoblù. Con la piana, bravo a sfruttare l'attimo giusto e mettere il pallone in fondo al sacco. Il Milazzo, mai pericoloso, cerca di evitare un passivo più pesante e si difende come può. Ancora Frittita all'ottavo cerca di superare il numero 1 Osmo, il quale riesce a salvare la sua porta. Girandola di sostituzione nella ripresa e tra ammonizione ed espulsione, non fanno le spese Bozzanca e il tecnico Servi Catania, non si gioca più. Al 13 fischio, gioia in campo da parte della Leonzio e rassegnazione per il Milazzo che rimane ancora con un solo punto in classifica. Israelacqua Valentini ha confezionato un'altra sconfitta, però il punto che avete in classifica è abbastanza poco per quello che si è visto in campo. Avete rischiato un po' nel primo tempo, poi nel secondo è arrivata la rete della Leonzio. Sì, ha detto bene lei, effettivamente la classifica è deficitaria, però non rispecchia forse quello che noi produciamo durante i 90 minuti. Purtroppo questa è una squadra molto giovane e quindi forse moralmente si abbatte troppo presto appena subisce, diciamo così, qualche gol su una nostra sempre ingenuità, senza voler sminuire quello che comunque aveva fatto di buono la Leonzio, soprattutto nei primi 10 minuti ci aveva messo in difficoltà. Ci aspettavamo questa partenza veemente da parte della squadra del mio amico Sebi, però comunque eravamo stati bravi e fortunati anche a tenere botta. Mister Catania, una prima vittoria in casa in questo scorcio di campionato ci voleva, perché la Leonzio era deficitaria in qualità di punti. Ma ci voleva, avevo detto bene, ci voleva, perché comunque questi 3 punti in casa ci mancavano. Credo che anche oggi, soffrendo, abbia fatto un'ottima gara, perché non puoi creare anche oggi 4-5 palle a gol, che è comunque quello che abbiamo creato anche nel passato, nelle partite precedenti, e purtroppo farne pochi. Però oggi ti devo dire la verità, la squadra voleva reagire, aspettava questa vittoria, si è legata a questa vittoria con le unghie, per cui sono contento della prestazione dei ragazzi. E niente, andiamo avanti, io sono uno che non si demoralizza mai nei momenti brutti, per cui non mi esalto, però ti devo dire che la vittoria di oggi è troppo importante. Presidente, è bastata una vittoria per proiettare la Sicula Leonzio in zona playoff, contento sicuramente? No, sì, le vittorie fanno sempre piacere, come le sconfitte non fanno mai piacere, le vittorie sempre fanno piacere. Ma è importante trovare i 3 punti soprattutto, ma anche la prestazione, i ragazzi hanno fatto una gran bella partita, sapevamo che il Milazzo era una squadra che era in difficoltà perché mancava di risultati, però sapevamo che è una squadra organizzata, però noi oggi eravamo veramente in giornata e non abbiamo concesso e regalato nulla. Infatti credo nei 90 minuti forse il portiere non ha mai fatto un intervento, quindi questo vuol dire, come analisi della partita, che la Leonzio ha fatto una gran bella partita, non dico dominando, però se la partita finiva con un altro risultato, un 2-3-0, non è successo niente.